4 dicembre 2022, la quarta domenica di Avvento, secondo il rito ambrosiano. Ogni anno, in questa quarta domenica di Avvento, la liturgia ambrosiana ci ripresenta come terza lettura l'episodio dell'entrata di Gesù in Gerusalemme, ponendoci diverse domande, tra cui: che senso avrebbe riproporla durante l'Avvento? Appare però evidente un certo collegamento tra le due entrate, quella di Gesù quando nasce ed entra in questo mondo e l'entrata di Gesù a Gerusalemme a pochi giorni dalla sua passione e morte, quando morendo, gli evangelisti lo fanno notare, ci dona il suo spirito della nostra vera rinascita. Ma forse la liturgia vuole evidenziare anche lo stesso stile. Gesù entra in questo mondo in modo umile, pacifico, come quando è entrato a Gerusalemme, cavalcando un umile asinello come un re pacifico. Ma vorrei soffermare la vostra attenzione sul primo brano. Si tratta dei primi 11 versetti del capitolo 40 del libro cosiddetto di Isaia, capitolo che è l'inizio della seconda parte fino al capitolo 55, che gli studiosi, gli esegeti, ritengono opera del secondo Isaia o Deutero Isaia, cioè come il prodotto di un autore anonimo ispirato da Dio, vissuto un paio di secoli dopo l'Isaia classico, quello storico, vissuto nell'VIII secolo a.C. L'autore anonimo, o secondo Isaia, rivolge il suo messaggio agli ebrei esuli in Babilonia, che erano stati deportati, no, dal re Nabucodonosor, re dei babilonesi, esortandoli, quindi l'autore, no, il profeta anonimo, esorta questi esuli a prendere coraggio e a rientrare nella terra dei loro padri per ricostruire la nazione che era stata abbandonata e distrutta. In seguito, cioè, potevano ritornare perché c'era stato un editto, no, che favoriva questo ritorno del 538 a.C., con cui Ciro il Grande, il nuovo dominatore assiro, che aveva vinto, ecco, il predominio babilonese, quindi permetteva con questo editto Ciro il Grande agli ebrei che erano esuli a Babilonia di tornare in patria. Il capitolo 40 inizia con lo stesso verbo ripetuto due volte, interessante, molto bello: consolate, e poi ripeti: consolate il mio popolo. Il duplice invito a consolare fa da contrasto al duplice castigo di cui si parla dopo. Beh, anche duplice nel senso che è un castigo molto più pesante, no? Più si è castigati, più si ha bisogno di essere consolati. Come non sentire il bisogno di una particolare consolazione in un momento come l'attuale? Applichiamo sempre la parola di Dio anche all'attualità, perché la parola di Dio è sempre attuale, no? Questo momento in cui si è depressi, quasi castigati da emergenze naturali. Pensate al virus, ai terremoti, eccetera, eccetera, poi che non sono del tutto naturali. E da emergenze a opera di una, diciamo, incomprensibile perversione umana, pensate alla guerra. Incomprensibile per modo di dire, visto che dovremmo sapere che il male nelle sue origini proviene sì da lontano, ma che si incarna ogni giorno in un potere di cui gli artefici, più o meno responsabili, siamo anche noi.
si è tentato di colpire duramente il male, i suoi artefici, e siccome tutti ne siamo coinvolti anche per una certa rassegnazione e assuefazione, sentiamo il bisogno di essere consolati al di fuori delle promesse politiche o delle promesse di una religione che parla solo dell'aldilà, come premio per i giusti, che però questi giusti in questa vita subiscono angherie e incomprensioni proprio da una chiesa che parla di cielo e vive da struttura carnale. Ma come consolare questo popolo alla deriva? Ho sfinito sotto i colpi di una violenza inaudita. Come consolare? Occorre consolarlo perché? Perché torni a casa. Perennemente esule, fuori, no? Esule in una perenne Babilonia, il simbolo Babilonia, no? Dell'esilio, del deserto, eccetera. Terra di schiavitù e di sopraffazione ad opera di quella insipienza che offusca gli occhi, ottenebra l'intelletto, blocca la libertà dello spirito. Al tempo della deportazione in Babilonia non tutti gli ebrei tornarono in patria. Molti preferirono rimanere in esilio, avendo trovato una buona sistemazione, una moglie, una famiglia, avendo fatto una famiglia, trovato casa, eccetera, un lavoro, eccetera. Così succede sempre anche per quanti vivono fuori di casa, fuori del proprio sé interiore, vivono in esilio, ma per loro l'esilio è diventato la propria casa. Ed è faticoso far loro capire che devono tornare a casa, o meglio, devono tornare in casa, ovvero nel loro sé interiore. Ed ecco una delle pagine, diciamo, più famose, più note, riprese anche nel Vangelo di Matteo, ma con una rilettura, attenzione, adesso cerco un po' di spiegarlo, un po' differente. Matteo applica, ecco, questo brano a Giovanni che predica nel deserto, mentre secondo il profeta anonimo, profeta antico, la voce che grida è forse quella di un membro della corte celeste, un angelo, alla cui presenza sembra trovarsi il profeta. Non grida nel deserto. E attenzione, la punteggiatura è un po' diversa, è stata spostata. Ed è facile spostare la punteggiatura, poi tutto il senso cambia, no? Il testo originale dice, quello dell'antico profeta anonimo, il secondo Isaia, diciamo, una voce grida, due punti, nel deserto preparate la via al Signore. E anche qui attenzione, si dice la via al Signore. Ma in Matteo, a parte la punteggiatura, no, è stata spostata, si dice la via del Signore. Non sono sfumature di poco conto, ma una diversa visuale della fede del credente. In ogni caso, soffermandoci sulla visione del profeta anonimo, potremmo parlare di un riferimento alla vicenda storica del ritorno degli ebrei dall'esilio babilonese, l'ho già detto. Si apre. Immaginiamo la scena, che stupenda, si apre la strada gioiosa, gioiosa, del ritorno a Gerusalemme, gioiosa per dare fiducia a tornare, no? Raffigurata questa strada simbolicamente come una via processionale, cioè come una di quelle strade perfettamente piane, rettilinee, poste davanti ai templi nell'antico vicino Oriente, anche da lontano. Come una via diritta, si vede già la meta che spinge, quando io vedo la meta, spinge quasi ad accelerare il passo dando fiducia al pellegrino. Quando ero prete di parrocchia portavo i bambini, soprattutto anche quelli più piccoli, in montagna, e dicevo sempre, dietro quella curva, no, siamo già arrivati, poi si faceva il tornante, i bambini, dov'è, ancora una curva, poi che non si vedevano, sì, si vedeva la meta, però non si capiva se era vicino o no. E voi immaginate una strada, no? In fondo si vede il tempio, si vede, no? La meta. Dunque la strada è già lì pronta, cioè, per essere percorsa.
tratta di percorrerla. Oppure, così sembra di capire invece nella rilettura di Matteo, eccola una visuale diversa, tocca al credente togliere gli ostacoli, gli impedimenti, tutto ciò che rende difficile il cammino del pellegrino. Sì, la strada c'è, però ci sono degli impedimenti, degli ostacoli, no? Non è proprio diritto. Vorrei fare questa semplice riflessione al di là delle varie interpretazioni degli esegeti. Di per sé non tocca a noi segnare la strada, cioè aprire strade nuove. Ma il nostro impegno sta nel togliere tutto ciò che copre la strada, non la vedo. Andate in montagna, certe volte ci sono i sentieri che non sono segnati bene, ma ci sono solo le foglie, non si vedono, no? E sbagliate strada. Togliere, no? Per vedere dov'è la strada. La strada che è del Signore, non è nostra. Togliere per scoprire. Non si toglie per far soffrire il pellegrino, no? Quest'idea della sofferenza, del sacrificio, come è stata inculcata da una certa religione sbagliata. Si toglie perché il pellegrino percorra la strada, senza farsi distrarre da mille cose. No? Come quando andate, no, percorrete una strada, sì, per andare dove, eccetera, eccetera, no, però tanti cartelli, ci sono tante, no, distrazioni, non capite più, certi cartelli dovrebbero indicare meglio, ma se ne trovate 50 non capite più niente. Vorrei chiarire una cosa. Non è esatto dire che i credenti sono fortunati perché conoscono già la strada che conduce il Signore. Forse i credenti credono di conoscerla. Ma in realtà è una strada che è tracciata da una religione che conduce il credente all'idolatria, ovvero all'adorazione di un Dio costruito come idolo dalla stessa struttura religiosa. Il compito, casomai, della religione dovrebbe, dico dovrebbe, consistere nell'aiutare ogni essere umano a scoprire la vera strada che conduce al bene sommo, che è Dio. E questa strada è nell'essere di ciascuno. Ma la religione non lo dirà mai questo. Che dirà, questa è la mia strada. Se io sono fuori del mio essere, quindi immerso in una società che è carnale, non potrò mai scoprire, ovvero conoscere la via che mi conduce al mondo del divino. Credenti e non credenti corrono lo stesso rischio, quello di percorrere una strada che conduce lontano da bene sommo. Entrambi, credenti e non credenti, sono fuori del proprio essere, in un modo o nell'altro. Dunque il problema, attenzione, non è religioso credere o non credere in un certo Dio. E neppure del tipo moralistico, mi devo comportare in un certo modo, è inutile che ti comporti bene, ma sei sulla strada sbagliata. Il problema, beh, uso una parola un po' difficile, però bisogna anche dire le parole difficili, puoi spiegarle, no? Il problema è ontologico, cosa vuol dire? Vuol dire che riguarda il nostro essere, ontos vuol dire essere, no? Che riguarda il nostro essere, cioè ciò che noi siamo. Quindi non è il tipo religioso, non è il tipo moralistico, ma ontologico del proprio essere. Possiamo anche dire che per tutti, credenti e non credenti, il problema è filosofico. E usiamo un'altra parola, no? Ontologico, filosofico. Perché se per filosofia si intende la scoperta dell'essere, no? Non è che io scopro. No, scopre nel senso che si manifesta, lo devo scoprire, togliere il velo, no? Di ciò che noi siamo. Ecco perché filosofia e ontologia è la stessa cosa. E in particolare per i credenti il problema, diciamo, usando un'altra parola, però è la stessa, no? In un certo senso è mistico. Dire ontologia, dire filosofia, dire mistica è la stessa cosa, anche se, vabbè, con qualche sfumatura magari. Se per mistica intendiamo la scoperta dalla sorgente del nostro essere che è il bene sommo. Avvento, tempo in cui siamo alla ricerca della sorgente divina che è in noi. Bisogna però tornare o ritornare in casa. Tornare a casa, sì, tornare in noi, se per casa si intende il nostro mondo interiore.